Buongiorno a tutti, sono Giorgio Bartolomucci del Festival della Diplomazia. Oggi ho l'opportunità di dialogare con Valentina Rita Scotti, professoressa di diritto pubblico comparato alla European Law and Governance School di Atene e componente del Center for Gender Studies dell'Università Koç di Istanbul. La dottoressa Scotti già da tempo ha alle sue spalle delle pubblicazioni, all'attivo delle pubblicazioni nell'ambito del costituzionalismo e dei diritti umani in Turchia. E oggi siamo qui per il nuovo libro, La Turchia di Erdogan, edito nel 2022 da Il Mulino. E il libro offre uno spaccato, della Turchia a 100 anni dalla sua fondazione. È un paese che conosciamo, in bilico, non soltanto a livello geografico, ma anche politicamente, fra il consolidamento di una democrazia e l'affermazione comunque di una figura autoritaria come il suo leader. A questo punto mi permetto di iniziare con la professoressa chiedendole rispetto al 2023, quali sono le aspettative? A giugno arriveranno le elezioni parlamentari. E l'impressione è che comunque il partito di Erdogan possa cominciare a subire un po' di fiato sul collo da parte dell'opposizione. Quindi, perché sono così importanti le elezioni in arrivo e possiamo ancora considerare la Turchia una democrazia? Che domanda molto interessante. Innanzitutto salve a tutti e grazie per l'invito. Le elezioni del 2023 sono sicuramente elezioni fondamentali per il futuro della Turchia perché innanzitutto in base alla riforma del 2017 che ha introdotto il presidenzialismo saranno l'occasione sia per le elezioni parlamentari ma anche per le elezioni del nuovo presidente. E questo può significare una ulteriore riconferma del partito del presidente Erdogan. La Dalet ve Kalkma Partisi, il partito della giustizia e dello sviluppo, sia la prima sconfitta dopo quasi un ventennio di governo ininterrotto e che ha visto anche grandi maggioranze a supporto, dapprima del solo partito e poi delle coalizioni che hanno sostenuto i governi dell'AKP. In questo caso, nelle elezioni del 2023, diciamo che le opposizioni si stanno organizzando per sovvertire quello che è ormai l'ordine costituito da 20 anni attraverso il cosiddetto tavolo dei sei. Un gruppo però molto composito che riunisce da un lato l'opposizione storica all'AKP, quindi il CHP, il partito della tradizione kemalista, ma anche altri partiti, parzialmente frutto anche di diaspore dello stesso AKP, come il Gelecek Partisi, che è il partito di quello che è stato un famoso ministro degli esteri e anche primo ministro dello stesso AKP, Ahmet Davutoğlu. Quindi, da un lato ci potrebbe essere una riconferma dell'AKP che darebbe un ulteriore supporto alla costruzione della nuova Turchia che Erdogan immagina. Dall'altro lato ci potrebbe essere per la prima volta un'alternanza con questa però maggioranza così composita, le cui capacità di guidare poi la Turchia verso una transizione sono ancora molto dibattute. Anche la stessa scelta del candidato presidenziale di questa coalizione è ancora in bilico. E non sembra, per quelli che sono i sondaggi, ci possa essere grande sostegno a favore dell'attuale leader del CHP, Kılıçdaroğlu. Quindi bisognerà un po' vedere poi come arriverà alle urne anche la coalizione che si confronta con l'AKP. Ma a livello simbolico, il fatto che il 2023 sia anche l'anno delle celebrazioni per i 100 anni della Repubblica, in qualche modo svolgerà un ruolo? Probabilmente svolgerà un ruolo nella retorica che utilizzeranno in maniera crescente i partiti durante la campagna elettorale. Certamente per Erdogan una vittoria nel 2023 sarebbe una vittoria epocale, sarebbe davvero la possibilità di dichiarare un nuovo inizio per la Turchia. Dopo la Turchia erdoganista potremmo dire la Turchia erdoanista o la Turchia tayyipista. Quindi sicuramente una vittoria elettorale darebbe nuovo slancio a questa revisione dei principi su cui la Repubblica Turca si fonda, che l'AKP porta avanti sin dalle prime elezioni del 2002.
Senta, io provo a fare un paragone, non so se lei condivide, ma Erdogan sembra un po' un'araba fenice, ha vissuto alti e bassi, è stato capace di rinascere dalle proprie ceneri. E inoltre i media e i politici europei non hanno nascosto un'avversità nei confronti della sua politica, arrivando a definirla in alcuni casi una dittatura. Quali sono le carte per cui Erdogan riesce comunque ad avere un forte consenso interno nel suo paese, e c'è qualche alleato internazionale in questo nuovo e rinnovato panorama geopolitico su cui può contare? Diciamo innanzitutto che il presidente Erdogan è un uomo molto carismatico, e questo, per quella che è la tradizione del paese, lo favorisce agli occhi della popolazione, che tradizionalmente preferisce leader forti, capaci di incarnare lo spirito della nazione, di porsi un po' come padri, buoni padri di famiglia per la nazione. Erdogan ha inoltre un ottimo ufficio delle comunicazioni, che è in grado di mostrarlo sempre in atteggiamenti che risultano graditi soprattutto agli strati della medio-alta borghesia turca, che egli stesso ha contribuito a costruire durante gli anni, durante i propri governi. Sono frequenti le immagini in cui lo vediamo accarezzare i bambini, parlare con i giovani, è anche capace di una retorica molto efficace. Conosciamo probabilmente tutti il simbolo delle quattro dita ad indicare una nazione, un popolo con cui appunto si richiama ai sostenitori del proprio partito. Inoltre parliamo di una persona che ha saputo costruire realmente una nuova immagine per la Turchia. È corretto quello che lei dice, molti dei leader europei non fanno mistero della propria antipatia nei confronti del presidente Erdogan, ma questo è quello che accade oggi. In passato i leader europei l'hanno fortemente sostenuto quando l'AKP si proponeva come forza europeizzatrice della Turchia e come portatore di un Islam moderato per l'intero mondo musulmano. L'Europa, l'Unione Europea soprattutto, non ha esitato a mostrare il proprio favore nei confronti di Erdogan, e anche su questo che si è fondato gran parte del suo successo elettorale, la capacità di traghettare realmente la Turchia nel nuovo millennio. Non dimentichiamo anche che Erdogan è stato capace di, Erdogan e il suo partito ovviamente, sono stati capaci di saldare il debito con il Fondo Monetario Internazionale nel 2012, e questo ha consentito il rilancio economico della Turchia. Per tanto tempo noi abbiamo parlato della tigre anatolica, con percentuali di crescita del prodotto interno lordo anche a due cifre in alcuni momenti. Oggi la situazione sembra completamente differente. La Turchia attraversa un momento di crisi economica, c'è la necessità di affrontare un'inflazione crescente, e le politiche di Erdogan sulla gestione dei tassi di interesse sembrano non incontrare il favore dei mercati per ristabilire la situazione nel paese. C'è un forte antagonismo da parte delle altre forze politiche, e c'è un antagonismo internazionale, soprattutto diciamo di quella parte di mondo che noi identifichiamo come Occidente, senza dimenticare però che lo stesso leader che lo aveva definito un dittatore, e parliamo di Draghi, non ha poi esitato in occasione di un incontro successivo a dire che comunque la Turchia è un amico e un partner dell'Italia e dell'Unione Europea, quindi sempre atteggiamenti abbastanza ambivalenti. E poi non dimentichiamo che adesso la Turchia, grazie ad Erdogan, gioca un ruolo fondamentale sui tavoli internazionali nel conflitto ucraino, perché sappiamo che Putin riconosce solo ad Erdogan una capacità negoziale. L'abbiamo visto nell'accordo sul grano, l'abbiamo visto più recentemente durante l'incontro che hanno avuto all'atere del summit di Astana. Sicuramente Erdogan è un interlocutore imprescindibile oggi per la Russia, e sta diventando sempre di più un interlocutore imprescindibile per tutto il mondo asiatico. Abbiamo visto anche le recenti dichiarazioni che sono state fatte dal ministro degli esteri turco
in vista del summit del mondo, dei paesi del mondo turco che si terrà a Samarcanda. Anche in questo caso la Turchia si dichiara leader regionale, potenza regionale, e sembra essere seguita dai paesi dell'area. C'è anche alla lettura geopolitica, secondo lei, si aggiunge anche un elemento personale? Erdogan ha piacere, diciamo, a prendere questo ruolo, oppure c'è una visione della Turchia come nodo di riferimento per i prossimi anni? Erdogan ha piacere ad essere considerato, a mio modo di vedere ovviamente, ha piacere ad essere considerato il leader di una nazione che geograficamente è un nodo d'incontro tra varie regioni del mondo e che è in grado di giocare. Questa è la grande dimostrazione che Erdogan sta cercando di dare in questo momento, che la Turchia non è solo geograficamente in grado di essere un hub per intere aree del mondo, ma è anche politicamente in grado di sostenere questo ruolo. Ed è chiaro che questa situazione internazionale ha poi un importante riverbero nella politica interna per quanto riguarda il sostegno in vista delle elezioni future. Prima parlava di questo rapporto ambivalente con l'Europa, con l'Occidente. Di fatto sono più di 20 anni che la Turchia è candidata all'adesione all'Unione Europea, ma poi questa richiesta non si accoglie a causa della mancanza di alcuni requisiti. Allo stesso tempo la Turchia è un attore della NATO. Quali sono le basi di partenza di questo rapporto ambivalente e ci sono delle prospettive di risoluzione? Allora, innanzitutto le dirò, la Turchia in realtà è un paese che aspetta l'ingresso nell'Unione Europea dagli anni 60, perché la prima candidatura alle allora comunità economiche europee è stata avanzata negli anni 60 ed è dagli anni 60 che c'è l'accordo di Ankara per l'unione doganale, e la Turchia è il secondo esercito della NATO, quindi non è un attore qualunque all'interno dell'Alleanza Atlantica. Nonostante questo, la Turchia ha delle difficoltà oggettive a rispettare i criteri di Copenaghen per l'ingresso nell'Unione Europea, e questo la tiene al momento fuori dai giochi per un'adesione completa. Anche se, diciamo, i recenti riconoscimenti dello status di paese candidato potrebbero creare ulteriori momenti di tensione, perché comunque anche il recepimento dell'acquis da parte di questi paesi non sembra così rapido come dovrebbe essere. Quello che possiamo dire è che sicuramente l'adesione all'Unione Europea in questo momento è in una fase di stallo e sembra aver perso anche l'interesse da parte della Turchia. Se in quello che io chiamo il decennio europeista per la Turchia era importante entrare nell'Unione Europea anche in termini di reputazione internazionale, adesso questa sembra essere diventata, passandomi il gioco di parole, una priorità di secondo livello per la Turchia. Quanto al ruolo della Turchia come attore della NATO, abbiamo visto la capacità che è in grado di dimostrare quando si tratta di prendere decisioni fondamentali nel caso della questione dell'adesione della Finlandia e della Svezia. La Turchia è stata capace di mettere un importante veto per il superamento del quale ha ottenuto la dichiarazione che questi due paesi non sosterranno più forze del separatismo terrorista curdo, e per un paese dove l'integrità territoriale è un valore costituzionalmente sancito, e quindi non ci sono margini per ragionare di secessionismo, e che ha sofferto il terrorismo curdo in maniera importante, si tratta di un riconoscimento sicuramente che ha sicuramente mostrato le capacità diplomatiche della Turchia in quest'ambito all'interno dell'Alleanza Atlantica. Perfetto, ringraziamo Valentina Rita Scotti, autrice della Turchia di Erdogan, edito dal Mulino, per il suo contributo. Speriamo l'anno prossimo di poterla avere fra gli ospiti del Festival in Presenza. Sarebbe un piacere, grazie mille. Grazie a lei.